Ha parlato di politici, ha parlato di politica. Secondo lei i politici sono stati sordi nell'ascoltare i campanelli d'allarme che arrivavano da più parti negli anni scorsi? Sentivamo, no, gli addetti ai lavori dell'economia che dicevano che il sistema si sarebbe autodistrutto, comunque autodigerito. Pensiamo alla bolla speculativa delle case e quant'altro, dell'immobiliare. Perché c'è stato questo ritardo? Se c'è stato. E secondo lei che cosa si può fare? Ad esempio il costo del lavoro, si potrebbe abbattere il costo del lavoro? Guardi, due parole sul tema della crisi di carattere generale. Qui c'è stato un problema di regole di controllo della finanza. Io non sono un economista, ma ormai è conclamato, e anche le realtà della società civile hanno fatto una serie di proposte sotto questo profilo. Ancora queste nuove regole non ci sono, quindi il rischio di nuove speculazioni finanziarie, di nuove crisi finanziarie c'è. Noi contiamo sul fatto che i governi riescano a veramente, serve questa responsabilità dei governi, nuove regole per evitare che la finanza possa in qualche modo prevalere sull'economia reale. Dopodiché è chiaro che quando non ci sono regole, esplode una crisi finanziaria come quella che è accaduta, a cui lei faceva riferimento, è ovvio che le conseguenze sull'economia reale sono tante e sarebbe demagogico dire colpa di questo o quel politico. Servono meccanismi di controllo internazionale. Se i mercati sono globali, così come ci hanno insegnato i cultori del mercato, servono anche regole globali per i mercati. Quindi la politica, le istituzioni devono avere il sopravvento sulla possibilità di speculare in finanza, perché poi le conseguenze sulla vita reale delle persone sono enormi. Se i governi faranno queste nuove regole, poi sul piano dell'economia reale è chiaro che la crisi è stata pesante, però ogni governo, ogni Stato può fare delle misure per in qualche modo aiutare una ripresa. Allora, siamo in campagna elettorale, c'è la giunta da rinnovare, la giunta regionale. A questo punto è tempo di chiedere anche così in qualche modo qualche cosa da fare nel prossimo quinquennio, la prossima giunta, che sia di centrodestra o che sia di centrosinistra. Cosa chiede la CISL alla nuova giunta o comunque ai politici che sono in piena campagna elettorale? Sì, senz'altro su alcuni aspetti di continuare un lavoro che è stato fatto e che è stato positivo, su altri di innovarlo e migliorarlo. Gli aspetti positivi sono stati che comunque in questo scorcio di legislatura finale ci sono stati veramente accordi importanti per cercare di tamponare questa situazione di crisi. Abbiamo fatto accordi non solamente noi ma anche le associazioni imprenditoriali per sostenere i lavoratori in difficoltà, per sostenere le famiglie in difficoltà, sono stati fatti accordi sulla non autosufficienza per gli anziani, sono state fatte quindi delle intese che in qualche modo andavano, non sono diciamo esaustive, ma andavano a sostenere le aree più colpite dalla crisi economica, così come sono stati fatti accordi importanti per sostenere il credito delle imprese. Quindi sotto questo profilo chiediamo di continuare. Risorse per gli ammortizzatori, risorse per sostenere le famiglie che sono colpite dalla crisi, quindi che hanno una persona in cassa integrazione o che hanno una persona licenziata, risorse per sostenere le famiglie che hanno, e sono tante anche nelle Marche, persone non autosufficienti all'interno della loro casa. Poi però sul piano dello sviluppo, bene il lavoro fatto appunto, come dicevo, per il credito alle imprese, probabilmente dobbiamo cercare di avere un occhio un po' più aperto. Se una crisi così pesante ha messo in discussione anche un sistema così diffuso economicamente come quello marchigiano, probabilmente dobbiamo tutti, mondo accademico, politica, sindacato, imprenditori, ragionare su che sviluppo dare delle Marche. È una regione del lavoro e della coesione, l'abbiamo sempre detto, è una regione con grande capacità imprenditoriale e di lavoro, forse non basta più, forse bisogna anche interrogarsi su quali settori sostenere e investire, su come sviluppare anche un terziario avanzato per le nostre imprese manifatturiere, su come anche collegare di più la scuola e l'università al mondo del lavoro. Perché? Perché in questo anno arriveranno le competenze della scuola alle regioni. Sappiamo da tempo che la sanità è di competenza regionale in gran parte. Prossimamente anche le competenze della scuola saranno delle regioni. Sotto questo profilo chiediamo per esempio che ci sia una grande attenzione alla distribuzione dell'offerta scolastica, a far cooperare di più le università, vedendo veramente quali sono i corsi necessari e orientandoli anche alle necessità di sviluppo del nostro territorio, quindi in qualche modo costruire insieme una nuova narrazione per lo sviluppo delle Marche, che tenga insieme il sistema formativo, il sistema del lavoro e il sistema imprenditoriale produttivo. Questa attenzione la chiediamo a tutti i politici, quale che sia la coalizione che vincerà. Certo, e per cui da qui anche un po' l'idea di ridurre anche il costo del lavoro, perché se persona faceva riferimento prende a 1000 euro di stipendio, di fatto l'imprenditore ne spende il doppio per in tasse e quant'altro. Non avevo colto questo aspetto della sua domanda. Ecco, noi su questo però sicuramente
in parte può fare qualcosa la regione, però dobbiamo essere chiari su questo, deve intervenire lo Stato. Cioè noi stiamo sostenendo, e il 27 in tutta Italia ci saranno delle manifestazioni regionali fatte dalla CISL in questa fase così importante, proprio per sostenere una riforma fiscale. Quattro parole su queste nostre richieste. Una riforma fiscale che sposti proprio il carico dal lavoro ad altre aree, per esempio ripristinare provvedimenti anti-evasione, controllo della tracciabilità per avere nuove risorse, e per esempio tassare di più le rendite finanziarie. Oggi il lavoro, come diceva lei, è tassato moltissimo, le rendite finanziarie, quindi diciamo chi guadagna appunto da investimenti finanziari, non parliamo del piccolo bot che può avere il pensionato, il lavoratore dipendente, le rendite finanziarie sono tassate al 12,5%, il lavoro al 27, 30, 32%. È evidente che dobbiamo aumentare la tassazione